Rasputin, l'ultimo stregone, di Grazia Gabrielli. Regia di Ida Bassignano. Quarta puntata. Ultime notizie sulla guerra russo-giapponese. La Russia sconfitta sui mari. La flotta giapponese affonda due torpediniere della flotta imperiale russa. Ehi, amico, mi sai dire dov'è l'Accademia di Teologia di questa città? Come ti permetti, bifolco. Chiamami signora guardia e dammi del lei. Scusi, signora guardia, io sto cercando il vescovo Teofan all'Accademia di Teologia. Cosa ci fa uno straccione come te a San Pietroburgo? Amico di un vescovo. Amico dei malfattori sarai. No. Sono un contadino, ma sono un uomo onesto. Ecco la lettera per il vescovo Teofan. Accademia di Teologia. Caspita! Dici la verità? Sì, sono nuovo della città. Da che parte devo andare? Hai buone gambe? Sono un pellegrino. Sono abituato a camminare. Prendi questa strada. In fondo c'è una grande piazza. Lì chiedi dell'Accademia. Sì, grazie. Grazie, signora guardia. Deve vedere anche questo. Un contadino ignorante che ha un appuntamento con un vescovo. Bah! Eh sì. Ci sono ancora uomini di Dio nel mondo, mio caro padre Leodoro. Secondo quanto mi racconta questa lettera, pare che Dio stesso, dalla lontana Siberia, ne abbia mandato uno a noi. E dov'è? Fuori da questa porta, e aspetta di essere ricevuto. Lo vogliamo incontrare? Ti ringrazio, vescovo Teofan. Mi fate l'onore di essere presente ad un vostro colloquio. Ehi, tu! Vieni qui. Avanti, avanti. Venite avanti, Rasputin. Vi chiamate così, vero? Sì, eccellenza. Grigori Yefimovich Rasputin. Ho letto questa lettera di presentazione che viene da Tobolsk. Parlatemi di voi. Bene. Io ho visitato molti paesi e ho predicato dappertutto, scrutando ogni vita. Hanno anche tentato di uccidermi e quante volte i lupi mi hanno attaccato, ma sono scappati via. Più di una volta ho incontrato i briganti che mi hanno detto: «Dacci tutto quello che è tuo!» E io ho risposto: «Niente è mio, è tutto di Dio. Volete la mia roba? Ve la do con grande gioia. Sono fratello vostro». Ah, bene, bene. E venite dalla Siberia? Sì, sono un contadino siberiano. Veramente la lettera non parla di un contadino. Parla addirittura di un veggente. Dico bene, vescovo Teofan? Eh sì. Parla di poteri straordinari, di fatti misteriosi. Io sono soltanto un povero uomo. È Dio che a volte parla e agisce attraverso di me. Ah, bene, bene, bene. La vedova Basmakova mi scrive che avete molti seguaci. In questi giorni così tempestosi per la nostra patria, c'è tanto bisogno di guide spirituali. Vero, Iliodor? Certo, Eminenza, ma è difficile trovarne. E noi non sappiamo ancora se il nostro Rasputin è preparato sulle sacre scritture, se è davvero fedele ai valori della tradizione ortodossa. Fatemi tutte le domande che volete. Io, molto semplicemente, vi risponderò. Non ora, Rasputin. Non ora. Io e padre Leodor vogliamo incontrarvi senza fretta, nei prossimi giorni. Nel frattempo, sarete ospitato nel convento dell'Istituto di Teologia. Rivolgetevi al padre guardiano. Potete andare. Che la Santa Vergine vi protegga e vi illumini la strada, oggi e sempre. Mi sembra un'anima religiosa. Che ne dite? Mi dispiace contraddirvi, padre Teofan, ma a me quest'uomo, dico la verità, fa ribrezzo. Sì, porta una giacca strapazzata da 4 soldi. I suoi pantaloni sono pieni di macchie, penzolano sopra grossolani stivali,
Le mani sono ruvide e sporche, ma si sa, è un contadino. Mi ha fissato sfrontatamente e a lungo con quegli sgradevoli, irritanti occhi tondi e grigiastri. Parla sbatacchiando le labbra, spesse, bluastre, con quei baffi che sembrano due vecchie spazzole. E la barba poi? Non sembra nemmeno una barba, ma un pezzo di pelle di pecora stazzonato appiccicata alla faccia. E questo l'aspetto di un uomo di Dio. Oh, calma, calma, Iliodor. Gli faremo fare un bagno e gli pettineremo la barba. Dopodiché lo interrogheremo e dalle sue risposte capiremo se è un veggente o un imbroglione. Ma perché, vescovo Teofan, ci tenete tanto a quest'uomo? Perché potremmo averne bisogno. Per farne cosa, se mi è permesso? Beh, il nostro zar e la nostra zarina si fanno affascinare troppo facilmente dalla cosiddetta gente di Dio. Questo bifolco, sotto la nostra guida, potrebbe sostituire tutta quella pletora di ciarlatani e finti santoni che ronzano attorno al trono imperiale. Questo per noi sarebbe di grande convenienza, non vi pare? Splendide celebrazioni religiose provocano un membro senso di estasi. Guarda il gran divan di Kronstadt, Militza. È proprio un santo nell'icona, in mezzo agli ori e agli incensi dell'altare. Tu che ne dici, Nicolai? Non ti sembra di essere in paradiso? Sono d'accordo con te, mia cara Anastasia. Ma faccio presente a te e a tua sorella che in paradiso, durante la messa, non si chiacchiera. Vedi, Militza, che marito severo che ho. Una volta tanto concordo con mio fratello Nicolai, tanto più che questa è una messa per i morti della guerra. Piotr ha ragione. Anche in questo momento migliaia di giovani stanno morendo per difendere la nostra patria contro l'aggressione giapponese. Rispettiamo i morti, signore. Militza e Anastasia, due povere sorelle tiranneggiate da due burberi fratelli. Ma cosa sta succedendo? Guardate Van de Kranstad. Sta facendo cenni a qualcuno di venire avanti. Ha interrotto la cerimonia. Ma chi sta guardando? Non riesco a vedere. C'è troppa gente. Ma chi è? Chi è? Qualcuno vede qualcosa? Mi sembra... Ma chi sta chiamando? Un mendicante. Un mendicante? Ma non dire sciocchezze, Militza. Guardalo adesso, lo vedi? Mio Dio, com'è sporco, cenzoso. Incredibile. Il santo Ivan lo chiama all'altare. Figlio mio, vieni avanti. Zitta, zitta, Ivan di Kronstadt gli sta parlando. Ho avvertito la tua presenza in fondo alla chiesa e ho visto in te, in mezzo a questa folla, l'unico uomo di Dio, colui che salverà la nostra patria dai suoi mali. Inginocchiati e lascia che ti benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vuoi dirmi il tuo nome, figlio mio? Mi chiamo Grigori Yefimovich Rasputin. Rasputin, ti ringrazio, oh Dio, di avermi fatto incontrare quest'uomo nel quale sento ardere il fuoco della vera religione. Lascia che ti abbracci. Non credo ai miei occhi che sia un nuovo santone. Sembra un contadino più che un santone. Un pezzente, direi. Un bifolco. Ma che significa questa buffonata? Mi inginocchio davanti a te, Rasputin. Traccia su di me il segno della croce. Abbasso nobiltà! Abbasso i politicanti! Abbiamo anche noi i nostri diritti! Il zar deve ascoltarci! Sare popolo! Sare popolo! Sare popolo! Silenzio, fratelli! Silenzio, ascoltate il Pope Gabon! Ascoltatemi, amici! Noi amiamo la pace! E in pace ora marceremo verso il palazzo d'inverno e supplicheremo il nostro imperatore di alleviare la nostra triste sorte. Sì, andiamo! 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 Noi siamo povera gente. Siamo lavoratori che spesso non hanno di che mangiare, di che vestire. I nostri bimbi e i nostri vecchi soffrono più di tutti in questa grande miseria. Vivere così per noi è impossibile. Sono tempi brutti, ci dicono. Ma per noi sono più brutti ancora. Tutto questo non può continuare, non è giusto! Io vi dico che questa domenica, 9 gennaio 1905, sarà ricordata come la domenica del nostro riscatto! Sì! Lo zar ama il suo popolo, e il popolo ama lo zar. Andiamo fiduciosi da lui, e lui ci renderà giustizia, non ce la negherà.
Le nostre bandiere saranno le icone dei nostri santi e i ritratti del nostro zar. Zar e popolo! Zar e popolo! Zar e popolo! I soldati! I soldati! Non è possibile! Noi veniamo in pace! Fermatemi! Fermatemi! Veniamo in pace! Vogliamo parlare con lo zar! Vogliamo farci ascoltare da lui! Non siamo armati! Nel nome di Dio, non fateci del male! Vuoto! Ma perché? Ma perché tutto questo sangue? Venivamo in pace! Perdonatemi! Perdonatemi, fratelli! Io non sapevo, non credevo! È tutta colpa mia! Che Dio mi perdoni! Domenica è il giorno del Signore! La domenica rossa del sangue del popolo! Rasputin, l'ultimo stregone.